Benvenuti a questo nuovo numero di Update Espresso. Lo scorso 21 giugno abbiamo pubblicato il nostro nuovo rapporto Export, dal titolo Export Unchained. Un titolo che piacerà sicuramente agli appassionati di cinema, un titolo però in cui abbiamo voluto evidenziare l'Unchained, il senza catene. Perché questo? Perché diciamo, una parte che abbiamo voluto privilegiare in questa edizione del nostro rapporto Export è quella relativa all'individuazione di 15 geografie che noi riteniamo essere prioritarie per il sistema Italia, ma soprattutto per le imprese italiane, che sono delle economie in parte note e già battute dalle nostre imprese, ma in altra parte diciamo un pochino più sconosciute e che non sempre hanno dei profili di rischio omogenei e nelle quali da qui al 2020 le nostre imprese possono trovare delle opportunità significative. Queste 15 geografie nel 2016 in termini di export hanno fatto registrare 85 miliardi di euro di vendite, pari al 20% del valore delle nostre esportazioni di beni. Noi prevediamo al 2020 che le esportazioni nell'aggregato di queste 15 geografie possa crescere del 5% in media l'anno, un tasso che è superiore a quello che prevediamo in media, sempre nello stesso periodo, per le nostre esportazioni verso il mondo. Ricordo a beneficio dei lettori che questa nostra previsione sul tasso di crescita verso le esportazioni del mondo è pari al 4%. Molto interessante notare che questo tasso di crescita del 5% l'anno porterà una crescita delle nostre esportazioni nelle 15 geografie prioritarie di 18 miliardi circa, una crescita in termini di livello che è seconda solo a quella che noi prevediamo si registrerà nei paesi dell'Europa avanzata, sicuramente delle geografie culturalmente e geograficamente più vicini e che le nostre imprese conoscono di gran lunga meglio. Arriviamo allora al dunque, quali sono queste 15 geografie? Beh, innanzitutto va detto che le abbiamo selezionato tenendo conto ovviamente di quello che è il tasso di crescita prospettico della domanda interna e quindi della domanda di importazioni di questi paesi, di quella che è la performance recente delle esportazioni italiane in queste geografie e di quelle che sono le nostre previsioni sull'export di beni di qui al 2020 nelle stesse geografie. Il tutto ovviamente senza dimenticare alcuni indicatori di rischio, rischi del credito, ovviamente rischi politici. Le 15 geografie hanno una distribuzione molto buona dal punto di vista geografica, nel senso che coprono molto bene tutte le aree geografiche mondiali e anche i paesi in termini ovviamente di stadio di loro sviluppo. Nella selezione che poi proponiamo qui nel nostro rapporto export abbiamo cercato di privilegiare un po' di più le economie emergenti rispetto a quelle avanzate, che abbiamo deciso insomma di rappresentare con quella che è forse la scelta prioritaria maggiore, ossia gli Stati Uniti, un paese che in termini di vendite ci ha dato grandi soddisfazioni negli ultimi anni, con l'eccezione del 2016, che in prospettiva vedrà in molti settori ovviamente dei tassi di crescita delle vendite significativi. Arrivando in Europa abbiamo un paese come la Repubblica Ceca e spostandoci un pochino più a est la Russia, ovviamente sulla quale ci sono ancora molti dubbi, ma è chiaro che la ripresa, seppure lenta, partirà e nel medio-lungo termine questa continuerà a costituire un'opportunità per le imprese italiane. Abbiamo poi in Asia quattro destinazioni rilevanti: Cina, India da un lato, e questo ovviamente non è una sorpresa, Indonesia e Vietnam dall'altro, soprattutto nel caso del Vietnam, destinazione forse meno nota, quindi due paesi dell'area ASEAN che è nei nostri radar o è nei radar delle imprese italiane per prospettiva di crescita già da tempo. Ci spostiamo in America Latina, dove abbiamo Messico e Brasile, ma anche destinazioni meno note per le imprese italiane, come ad esempio il Perù, per arrivare in Africa subsahariana a due destinazioni come Kenya e Sudafrica, la prima particolarmente rilevante per la capacità di reazione agli shock economici degli ultimi anni che ha saputo mostrare, e per arrivare infine al Medio Oriente, dove abbiamo individuato tre geografie di opportunità: l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Capisco che in quest'ultimo mese e puntare su queste tre geografie possa, diciamo, quantomeno suscitare un attimo un'alzata di sopracciglia, però va detto che nonostante i prezzi del petrolio rimangano bassi e nonostante le incertezze politiche, nel medio-lungo termine il potenziale di queste geografie rimane elevato. Consultate il nostro sito, scriveteci per avere una copia del rapporto Export e alla prossima puntata di Update Espresso.